Ciao. Novità da Pete? Sì. In un certo senso. Ho ricevuto una chiamata dal suo telefono. Un uomo molto gentile, un agente di polizia, ha detto che il proprietario del telefono aveva avuto un incidente. Che genere di incidente? Che è successo? È andata a correre stamattina a Runyon Canyon. Credo sia collassato e caduto al suolo, quindi nessuno l'ha trovato per... Non ha lasciato il paese, non ha abbandonato suo figlio, né me. Ha avuto un infarto ed è rimasto sdraiato nella polvere del Runyon Canyon. L'ha trovato il cane di qualcuno, quindi mi hanno chiesto di andare a... Sì, a vedere se era davvero lui e non qualcuno che gli aveva rubato il portafogli, magari. Così sono andata, l'ho guardato e sembrava uno qualunque. Non somigliava a Pete. Volevo dire al coroner, senta, questo non è mio marito. Non gli somigliava neanche vagamente. Insomma, Pete è pieno... Cioè, anche quando mi fa incazzare, non so, lui è caloroso, no? Voglio dire... È appassionato e vivo, invece quel cadavere era così immobile, freddo, così vuoto. Violet, stai dicendo che Pete è... Ah, scusa, sì. Oh mio Dio. Violet. Lo so, tra un po' dovrò tornare a casa, ma non ci riesco. Perché se torno a casa dovrò dirla a Lucas. A 3 anni. Come faccio a dirgli che suo padre non tornerà più a casa?